Ad una settimana di distanza dalla chiusura a Udine della 94esima adunata nazionale degli alpini, il bilancio è più che positivo sia nei numeri di coloro che hanno sfilato, sia nella partecipazione della gente. L'Associazione Nazionale Alpini sta intervenendo sin dall'inizio dell'emergenza con le sue unità di protezione civile nei territori colpiti dalle alluvioni, avviata anche una raccolta fondi. Nella caserma Duca di Verona si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti Ranger ai nuovi operatori delle forze speciali. Siamo una sola grande famiglia, ha dichiarato il presidente nazionale Favero. Domenica 4 giugno si svolgerà a Maseri, in provincia di Treviso, il 49esimo campionato nazionale ANA di marcia di regolarità in montagna a pattuglie. Per le iscrizioni c'è tempo fino al 31 maggio. Ad una settimana di distanza dalla conclusione a Udine della 94esima adunata nazionale degli alpini, il bilancio è più che positivo. A tracciarlo è il presidente Sebastiano Favero, alla luce dei dati e delle sensazioni raccolte. È stata, nonostante la pioggia, nonostante l'intemperie, è stata un'adunata veramente sentita, partecipata sia da noi, dall'Associazione Nazionale Alpini, sia dei tanti alpini che sono venuti, soprattutto anche alla sfilata, oltre 80.000, sia dalla gente del contorno, da chi c'era vicino e che è rimasto lì anche nei momenti di forte pioggia, ha voluto rimanere lungo le transenne ad applaudire. Ecco, quel suggello, di quel feeling che c'è sempre stato, che però in questa adunata è stato fortemente rinsaldato. Alla sfilata hanno presenziato anche rappresentanti del governo e del Parlamento al più alto livello, in particolare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri della Difesa Guido Crosetto e per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ed il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a cui nel pomeriggio si è aggiunto il collega veneto Luca Zaia. Dalle loro voci in promesse importanti che si vanno ad aggiungere all'impegno che invece i sindaci hanno già firmato con l'ANA, la convenzione per una fattiva collaborazione sulle tematiche di protezione civile e sicurezza urbana. Credo che veramente questi siano elementi importanti e significativi. Se poi insieme verrà quello che noi chiediamo, un ritorno a un servizio per tutti i nostri giovani e un avvio e una soluzione anche delle tematiche del terzo settore, credo che avremmo fatto veramente centro. Sono importanti le promesse, è importante che poi alle promesse e dopo le promesse arrivino, come siamo abituati noi alpini, i fatti. Un fare che ancora una volta non si è fatto attendere da parte degli alpini partiti in massa per aiutare le popolazioni residenti nelle zone flagellate dalle alluvioni. Tanti di quelli che hanno fatto servizio anche durante la adunata della nostra protezione civile non si sono scomposti, hanno preso subito le attrezzature necessarie e si sono portati già dal martedì e sono pronti e stanno operando. Quindi a loro soprattutto voglio rivolgere questo mio grandissimo grazie. Siete la nostra forza, il nostro fiore all'occhiello. Questo è un grazie, un bravi che vi dice tutta l'associazione, ma credo tutti gli italiani. Giorni e giorni di allerta rossa e pioggia in Emilia-Romagna, martoriata da esondazioni, fango e frane. Il maltempo nelle ultime settimane ha concesso solo poche ore di tregua, mentre le squadre della Protezione Civile dell'ANA appartenenti ai diversi raggruppamenti, insieme ad altre forze e alla popolazione locale, continuano ad operare per far fronte all'emergenza e continueranno a farlo finché sarà necessario. In pratica noi è dal 2 di maggio che siamo attivi tutti i giorni, per aiutare la popolazione. In questo momento, in questa emergenza, stiamo allestendo campi d'accoglienza per i cittadini che non hanno più una casa, che non hanno un posto dove dormire, dove mangiare. Stiamo allestendo brande, tavoli, panche, sedie, tutto quello che serve per far stare al coperto e al riparo di persone che sono sfollate. Purtroppo è probabile che ci siano ancora diversi giorni perché ci vuole tempo, le cantine allagate sono tante e il fango è tanto e quindi ci saranno ancora diversi giorni nel liberare le cantine. L'Associazione Nazionale Alpini, come già aveva fatto in occasione del sisma che aveva colpito la stessa regione nel 2012, ha avviato una raccolta fondi per finanziare interventi ed opere di sostegno alla popolazione emiliano-romagnola, i cui riferimenti per le donazioni si possono trovare sul sito www.ana.it ed in sovrimpressione.
Una volta terminata la fase emergenziale, infatti, sarà necessario rimediare alle devastazioni causate dalla massa di acqua e fango che ha travolto abitazioni e aziende di coloro che già adesso stanno apprezzando il grande impegno pratico delle tute gialle con la penna nera. Qui dietro abbiamo una palestra, un pattinodromo dove abbiamo allestito un centro di prima accoglienza e stamattina abbiamo preparato 150 brande con 20 tavoli e 40 panche per anche assisterli nei pranzi, nelle cene, e come ci siamo presentati ci sono venuti ad accogliere a braccia aperte, perché per loro siamo una risorsa non indifferente. La gente sta lavorando, i volontari ci sono e la popolazione sta rispondendo a modo. E quando vedono la penna, ho visto in questi giorni comunque sia che la gente ci riconosce e riconosce i valori che portiamo dietro. Il massimo della vita. Bravi, duri con la testa soprattutto. La testa sulle spalle, intelligenti. Grazie ragazzi, ciao. Non esistono scorciatoie per ottenere questo brevetto. Non si può comprare. Non vi porterà follower né vi renderà ricchi. Anzi, il vostro paese vi chiederà ancora di più. Ma insieme a tutto il personale di questo reggimento contribuirete a costruire un futuro più sicuro per la nostra patria e per tutta la comunità internazionale. Così si è rivolto il comandante del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, colonnello Fulvio Menegazzo, ai 9 nuovi operatori delle forze speciali dell'esercito durante la cerimonia di consegna dei brevetti Ranger tenutasi presso la caserma Duca di Verona. L'Associazione Nazionale Alpini ha giunto è da sempre vicina al reparto, benché dal 2014 il reggimento sia transitato dal comando truppe alpine al comando forze speciali dell'esercito. Per questo ho voluto che il presidente Favero fosse presente. È stato bello, è stato un bel incontro, ho avuto il modo qui di trovare e di incontrare un vecchio compagno di corso che è stato anche vicecomandante delle truppe alpine, il generale Fausto Maccort, ci siamo abbracciati, io credo che sia stato in questo un bel momento. Insieme qui abbiamo visto c'era la nostra medaglia d'oro al valor militare Andrea Adorno e anche Luca Barisonzi, tutti e due facevano parte di questo reparto speciale, ma tutti e due sono alpini come siamo tutti noi. L'evento si è svolto nella giornata in cui si celebra la festa di corpo del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti per ricordare i fatti della Prima Guerra Mondiale, dove il battaglione di milizia alpina Monte Cervino riuscì nell'impresa di conquistare il Monte Vodice, cardine delle difese austro-ungariche sul fronte carsico-esontino, guadagnandosi la medaglia d'argento al valor militare. Determinazione, coraggio, amor di patria sotto quel che ancora è per tutti un unico cappello. A Udine i nostri operatori hanno sfilato con orgoglio, raccogliendo l'entusiasmo della gente, e spero che queste occasioni servano ad altri giovani che, vedendo marciare i nostri alpini paracadutisti Ranger, decidono di arruolarsi per unirsi a questa meravigliosa famiglia. Anche quando la Forza Armata permetterà a questi magnifici operatori di indossare il basco in sostituzione della norvegese, al pari di tutta la comunità di forze speciali internazionali, il nostro cappello alpino resterà ben saldo sulla nostra testa, come le nostre radici sono fieramente piantate nel terreno della storia e delle tradizioni alpine. Il cappello alpino, anche per loro come elemento distintivo da sempre, e io credo che questo sia un'affermazione importante. Il colonnello Menegazzo ha ribadito la loro stretta appartenenza alla famiglia alpina, la famiglia alpina che è portatrice di valori anche in questo caso, che non sono solo quelli strettamente militari, ma sono anche quelli della capacità del rapporto umano e della solidarietà. Il 3 e il 4 giugno torna a Maser, in provincia di Treviso, in Veneto, il campionato nazionale Ana di marcia di regolarità. Un ritorno che ha due significati, il primo nel vero senso del termine, essendo già la seconda volta che il paese ospita tale competizione, ed uno più ampio, legato al rinvio nel 2020 dei campionati a causa della pandemia. Si tratta di una competizione che trae origine dalle esercitazioni di marcia alle quali erano chiamati gli allievi ufficiali e sottufficiali già nei primi anni del Novecento. Il percorso scelto per l'edizione numero 49, diverso dall'edizione precedente, sarà tanto suggestivo quanto significativo lungo le trincee dei Colli Asolani. Era l'avanguardia degli austriaci che guardavano sul Piave. Quindi siamo in piena guerra, Prima Guerra Mondiale, quindi avremo storia, cultura, perché anche Masera ha molta cultura all'interno. Veneto, provincia di Treviso. Ai piedi dei Colli Asolani c'è Maser. Nata dal connubio perfetto tra natura e architettura, un luogo fatto di storia e tradizioni secolari.
La gara si disputerà su un percorso di 15 km circa, con tratti alternati di piano, salita, falso piano e discesa. Lo stesso sarà suddiviso in settori, con assegnazione di medie variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6 km e mezzo all'ora. Ogni pattuglia potrà scegliere tra una serie di 3 medie, alta, bassa e minima, valida per tutti i settori. Mente e gambe dovranno essere perfettamente coordinate, nessuno strumento al seguito, per quella che è una delle discipline considerate le più affascinanti del momento. È uno sport che si appresta molto di più ultimamente, è uno sport che è diventato molto più di voga perché prende contatto giovani con la natura e questo modo proprio è un collante forte. Le iscrizioni sugli appositi moduli, scaricabili dal sito www.ana.it e adeguatamente compilati, dovranno essere inviati all'indirizzo marcia.regolarita.sport@ana.it entro le ore 18 di mercoledì 31 maggio.